Per la Regione Campania l'Innovation Village è un momento estremamente importante e la sensibilità dell'assessore Fascione in questo colgono perfettamente l'esigenza delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese. Questi momenti sono ovviamente, in qualità di rettore, particolarmente importanti per i giovani, per gli studenti e per quelli che immediatamente si immettono nel mondo del lavoro. Devo dire che tutta l'università, compresa quella che io ho l'onore di presiedere al momento, hanno una serie di attività estremamente importanti, una tra tutte un progetto che abbiamo attivo ormai da qualche anno, per Contamination Lab, cioè questa necessità di coniugare l'attività dei giovani, quindi attività di studio, insieme alle imprese. Il Contamination Lab è proprio una testimonianza che vede proprio l'opportunità data ai giovani di, insomma, in una modalità estremamente innovativa, in un approccio di gaming, di confrontarsi con le imprese e trovare delle soluzioni, appunto attraverso delle sfide, delle challenge, alle esigenze delle imprese, quindi giovani insieme alle imprese in prospettiva di innovazione. Non a caso dal PNRR abbiamo avuto delle risorse enormi in questa direzione, soprattutto per i dottorati di ricerca, che devono essere sviluppati in collaborazione con le imprese. Le imprese investono in questo, perché col DM 117 il dottorato di ricerca viene finanziato al 50% tra università, ministero quindi, e imprese. Il dottorato di ricerca non è più inteso adesso come inizio di una carriera da ricercatore esclusivamente, ma le risorse in più che sono state date servono anche a creare delle forme avanzate, no, dei superiori, di laureati, perché questo è il terzo livello della formazione, che devono rimanere nell'impresa e devono rimanere nelle imprese locali, perché ovviamente le università cercano collaborazioni soprattutto con le imprese sul territorio. Devo dire che una delle caratteristiche del tessuto produttivo della nostra regione è quella di avere una forte caratterizzazione nella direzione delle start-up innovative. Start-up innovative che sono delle aziende formate, diciamo, quasi esclusivamente da giovani, giovani laureati che, diciamo, spesso hanno l'esigenza anche formativa di completare magari il loro percorso formativo anche al di fuori della nostra regione, ma devo dire che, diciamo, poi le loro idee, grazie al bagaglio culturale accumulato nella regione, fuori regione, poi li porta a ritornare sul territorio con delle formulazioni che sono di assoluta eccellenza. Giovani campani, che sono giovani che vivono in un contesto talvolta non semplice, per carità in un territorio meraviglioso, in condizioni, ripeto, non sempre allineate con quelle di altre parti del paese, soprattutto del nord, ma che hanno, differentemente da altri, non per portare acqua al mulino della nostra regione e del sud in generale, hanno delle capacità, diciamo, intuitive e originalità che sono pari veramente a pochi.